la Patto dell'Agro S.p.A., l'agenzia locale di sviluppo dell'agro nocerino sarnese, propone itinerari culturali della Valle del Sarno. Crinale meridionale del Monte Sant'Apollinare, sopra il tunnel dell'autostrada che collega Caserta a Salerno. Una cesura netta nella nuda roccia e quanto resta del percorso di una strada antica, la Via Popilia. L'importante arteria romana, tracciata intorno al II secolo a.C., per facilitare i collegamenti tra i centri economici di Capua, Nuceria Alfa Terna e la Calabria. Il locus, definito da tempo immemorabile Passo dell'Orco, oggi negletto ed abbandonato, costituisce l'ideale punto di partenza alla scoperta dell'Apud Montem, ovvero le terre della media Valle del Sarno, circondata dalla corona dei monti intorno ai comuni di Castel San Giorgio, Rocca Piemonte e Siano. Al centro svetta il Solano, un monte a forma di pan di zucchero, sormontato dal castello di Mater Domini. Così lo aveva apostrofato a metà Ottocento l'anonima viaggiatrice inglese del nostro primo itinerario. Sul costone destro del passo si erge un monumento funerario, databile al I secolo a.C., ritenuto a lungo una torretta d'avvistamento per scrutare nell'antichità l'arrivo di incursori. Muovendoci da qui, tenteremo un'escursione diversa. Dopo vie di terra ed un percorso fluviale, useremo stavolta un cavallo e i piedi, il mezzo più semplice e il più economico. L'11 settembre del 1847, lo scrittore e paesaggista Edward Lear annota nel diario: «In treno raggiungemmo Nocera, da dove, al prezzo di 2 ducati, prendiamo una cartella che ci porti ad Avellino, capoluogo del Principato Citeriore. Quanti pochi luoghi si possono scegliere sulla carta d'Italia e restare tuttavia sorpresi di trovarvi bellezza e interesse». Da Avellino, Lear proseguirà il viaggio verso la Basilicata a piedi, in compagnia di Lord John Proby ed un unico cavallo per trasportare il bagaglio. Il loro viaggio durò poco meno di 2 mesi. Ripresero il treno di nuovo a Nocera il 4 ottobre dello stesso anno. Niente paura, la nostra cavalcata passeggiata sarà più breve, tra palazzi, chiese, eremi e castelli. Scendendo a valle, la presenza dei ruderi di ville rustiche in località Cappella di Paterno, poste ai limiti dei comuni di Sarno e Castel San Giorgio, conferma la grande vocazione agricola del sito, testimoniata dallo stupendo palazzo barocco dei baroni de Concilis, una sorta di masseria fortificata. Avanzi di un santuario extraurbano, forse d'epoca ellenistica, si intravedono sulla sommità di Sant'Apollinare, dove intorno al 760 il principe Arechi fece edificare la fortificazione di Santa Maria Castello, un'autentica barriera difensiva contro i saraceni. Avendoli assoldati i duchi di Napoli durante la guerra ai principi salernitani, verso la fine del IX secolo avevano invaso questi monti con frequenti e terribili incursioni. Persa ben presto la vocazione militare, il complesso fu trasformato in eremo e la chiesa palatina fu posta sotto la giurisdizione del vicino convento di Mater Domini. L'ascesa all'eremo allarga l'orizzonte fino al baluardo del Monte Liberatore di Cava dei Tirreni a meridione, per aprirlo al Golfo di Salerno e a occidente al sinus eccentrico di Napoli, dove incontrastato e pittoresco domina il Vesuvio. A nord-est, sulla cima della collina Monte Castello, vi è quel che resta del Mastio di Castel San Giorgio. Sono gli anni in cui cominciano a comparire, in questi luoghi, i castelli che ne connotano le aguzze vette dei monti,
determinando per tutto il Medioevo la storia e le sorti della valle posta al centro. Tre cinte murarie, feritoie e torrette quadrate difesero il luogo fino all'età aragonese. Alle pendici della collina si incontrano numerosi palazzi nobiliari che hanno utilizzato il declivio naturale per impiantare, sui piani terrazzati, giardini ed agrumeti. È il caso di Palazzo Calvanese, da poco restituito alla collettività grazie ad oculati restauri, che sfruttando tale posizione fu fornito di un particolare impianto a caduta per l'irrigazione del giardino. Se la teoria di finestre e balconi lungo la facciata ha perso l'andamento sinuoso e mosso delle decorazioni barocche della struttura antica, tuttavia il giardino posteriore, cui si accede attraverso una piccola corte interna, conserva il disegno originario, calligrafico e romantico. Assiale e la minuta fontana, sistemata in una prospettiva gradiente, da cui si dipartono balze, ricolme di aromatiche essenze, trafinte rovine classiche, autentiche quinte architettoniche e l'intrico di piccole scale asimmetriche verso arcadiche costruzioni merlate dalle ampie aperture ad archi a sesto acuto. Due leoni marmorei a guardia di un ripidissimo vialetto immettono al bosco verso ulteriori sentieri più riparati e segreti. Siamo a Lanzara, piccola frazione dell'esteso comune. L'elegante borgo ha conservato, nelle dimore settecentesche, spesso nonviolate da superfettazioni edilizie, tra cui spicca Palazzo Lanzara, quell'aura di aristocratico distacco che ancora oggi avvertiamo nelle sue strade e nella discrezione o nella grandiosità dei palazzi. Proseguiamo stavolta ad oriente, percorrendo la strada Persiano, alla ricerca di un imponente dipinto con sovrapposta cimasa raffigurante l'Eterno Padre, posto nella chiesa della Congrega del Salvatore, ad Aiello. Altro nucleo abitativo di Castel San Giorgio. Qui, nel piccolo complesso, arroccato su un altro rilievo, entro una magnifica cornice dorata, campeggia la Madonna di Loreto tra uno stuolo di figure angeliche. San Sebastiano carnale e drammaticamente umano, ancorato ad un tronco. E San Rocco sul lato destro, con il fido cane accanto. L'opera, datata al 1588, è attribuita al pittore napoletano Leonardo Castellano, attivo durante ed oltre la metà del XVI secolo. Il dipinto, meritevole di un urgente ed accurato restauro, è stato accostato dalla critica al disegno preparatorio della Madonna di Loreto e Adorazione dei Pastori, conservato alla Windsor Royal Library di Londra. Poco lontano, verso settentrione, ci mettiamo nella bella valle di Siano, che si presenta allo sguardo con il fascino del verde intenso dei suoi folti, dei castagneti e dei nocciuoli. La definizione data da Ottavio Caputo nella storia del Ducato di Siano è avvalorata dalla cavalcata nel bosco Borbone tra roverelle e castagni, felci, ginestre dei carbonai e mirti. Un bosco ceduo, attrezzato per la sosta piacevole tra i sentieri al riparo della calura estiva, dove si impongono i resti litici dei maestosi regi lagni borbonici, le opere di ingegneria idraulica atte a contenere le piene primaverili ed autunnali, salvando in tal modo il paese sottostante da rovinose frane.
sul finire dell'inverno il sottobosco si tinge dei colori muschiati della terra. Tra i ricci non raccolti spuntano anemoni silvestri, ciclamini e mughetti. Più a valle, in primavera, gemano i ciliegi. Nei giardini entro e ai margini del centro storico, dove troviamo pregevoli opere d'arte, nelle chiese dei Santi Sebastiano e Rocco e dell'Annunziata. Nella prima, dalla sobria facciata di gusto neoclassico, campeggia sull'altare maggiore il dipinto del pittore napoletano Michelangelo Iannacci, eseguito nel 1794 con la Vergine in gloria tra i due santi patroni. Spicca inoltre la personalità di Costantino Desiderio, pittore nativo di Angri che eseguì nel 1794 quattro tele, di cui ne rimangono due recentemente restaurate. Un Sant'Antonio da Padova con Madonna e Bambino e la Madonna delle Grazie con le anime del Purgatorio. L'opera d'arte però più esemplare, per forza evocativa, è l'affresco distaccato e rimontato su tela di Santa Maria della Consolazione tra San Sebastiano e San Leonardo, proveniente dalla cappellina ipogea dell'Annunziata. Da Siano, costeggiando Castel San Giorgio, ci soffermiamo a Casali, piccola frazione di Rocca Piemonte, dove nella chiesa di Santa Maria delle Grazie è conservata la Madonna di Costantinopoli con i santi Bartolomeo e Nicola di Bari, uno dei capolavori di Angelo Solimena, databile intorno al 1671. Le fa da contralto una superba Madonna del Rosario, autentica pastiche settecentesca, ricavata unendo le figure tratte da due opere di Francesco Solimena. La omonima Madonna, forse in origine proveniente da Casali, confluita nel 1971 alla Gemalde Gallerie di Berlino e il San Michele del Duomo di Sarno. Dunque, da qui risaliamo i terrazzamenti della dorsale collinare, alle cui pendici gli antichi hanno estratto per secoli il prezioso tuffo grigio dai riflessi argentei, verso il castello, sulla sommità del Solano. Costruito nel 1042 dal principe di Salerno, Guaimario IV, fu risistemato in epoca angioina e dopo varie vicissitudini venduto, con tutto il feudo di Rocca Piemonte, ad Antonio Ravaschieri, duca di Satriano, poco dopo la metà del 600. Rimangono ampie tracce delle trecinte murarie ad andamento concentrico che circondano la sommità del monte, resti della merlatura e della porta scea. Testimoniano tuttora l'importanza strategica avuta durante il Medioevo. Di fronte, appollaiato sulle falde di una massiccia muraglia rocciosa denominata Caruso, si erge l'eremo di Santa Maria della Fracta, detto Santuario di Santa Maria di Loreto, fondato intorno al XII secolo e rimaneggiato nel corso del tempo. Incontriamo l'ultima tappa del nostro itinerario, la residenza dei Ravaschieri, duchi di Rocca Piemonte. Immersa tra lecci secolari, platani e palme, la villa, dallo splendido profilo neogotico, contrassegnato da grandi monofore e bifore, ha perso lo smalto degli anni in cui la dimora costituiva il buon ritiro della potente famiglia. Restano solo i sarcofagi marmorei all'interno dell'annessa Cappella dell'Addolorata, progettata nella seconda decade del Settecento dal celebre architetto Ferdinando Sanfelice, a testimoniare passate e più auguste vicende.